Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovissimo video! Finalmente sto riprendendo a registrare a raffica perché adesso stanno tornando le belle giornate, noi siamo in fase di ripresa, sto dormendo comunque pochissimo, infatti se vedete le mie occhiaie, vabbè, lasciate stare, ma comunque mi sento decisamente meglio. Allora, oggi in questo video vi voglio dedicare alcuni lavori esterni. In particolare al pavimento esterno, quello tutto intorno casa, le terrazze e il portico. Allora, dato che alcuni di voi stanno facendo le pulizie di primavera, stanno attrezzando tutto per l'esterno, alcuni mi hanno mandato dei messaggi su come pulire bene il pavimento e rinvigorirlo, perché dove si è sbiadito, dove si è macchiato. Quindi io oggi voglio fare proprio questo lavoro in particolare, poi pure altre piccole cosette, ma in particolare questo. Voglio fare tutto un bel trattamento al pavimento esterno e poi andrò a utilizzare un nuovo prodotto che non ho scoperto io, ma l'ha scoperto mia zia perché ha terminato dei lavori di ristrutturazione e all'esterno il pavimento era completamente opaco, con tutta questa polverina di materiali rimasta. Quindi, dopo aver pulito per bene il pavimento con aceto e sapone per piatti, come gli ho detto io, con acqua calda, ha passato questo prodotto in, diciamo che ha acquistato. Io ho visto il risultato del suo pavimento e mi è piaciuto tantissimo. Mi piace proprio come è venuto, l'ha proprio rinvigorito, che poi lei ha un pavimento simile al mio, ma non è uguale, è sempre un gres porcellanato. Ho deciso di acquistarlo anch'io. Io l'ho trovato su Amazon, alla fine l'ho pagato 10 euro, ma ora vi mostro il prodotto e andiamo a fare innanzitutto questo trattamento all'esterno. Finisco di fare delle cosine qui, poi stanno arrivando i miei genitori, così mi vedono Valeria e poi procediamo con questo lavoro. Allora, questo è il prodotto in questione, è della Nucas, come vi ho appena detto l'ho acquistato su Amazon e l'ho pagato circa 10 euro, quindi un costo comunque accettabile per fare un trattamento del genere al pavimento. Io adesso che cosa vado a fare? Vado prima a sgrassare bene il pavimento perché ho letto comunque le indicazioni che ci sono scritte dietro, c'è scritto che il pavimento comunque va pulito per eliminare eventuali strati cerosi oppure sporco. Dopodiché va versato questo prodotto in un contenitore, va immerso il panno in cotone che utilizzeremo proprio per fare il trattamento sul pavimento e in questo caso utilizzerò il palo Swiffer, così distribuisco uniformemente il prodotto e poi va lasciato asciugare. Questo prodotto qua, come vedete, è una cera ideale per tutti i pavimenti, è protettiva, autolucidante e antiscivolo, stesura facile e veloce, effetto luminoso, vedete, senza lucidatrice. E dice che è una cera ideale adatta a tutti, anche a chi ha le prime esperienze, ma non vuole rinunciare a donare ai pavimenti un aspetto curato e a diffondere in casa un delicato profumo. Facile da usare, protegge e rende subito lucidi tutti i pavimenti di casa, perché questa è idonea anche per l'interno, non solo per quelli esterni, anche se io adesso la utilizzerò esclusivamente per l'esterno, sia pregiati che moderni. Ideale da stendere anche sui parquet verniciati, marmo, graniglio, cotto, gres porcellanato, linoleum e tutti gli altri materiali sintetici. Applicata una volta al mese, mantiene i pavimenti sempre lucidi e brillanti. Cioè, l'effetto è bellissimo. Quindi adesso parto che lavo bene il pavimento con aceto, sapone per piatti e dopodiché con il palo Swiffer vado a passare questo prodotto così senza diluirlo con acqua, proprio puro. Allora ragazze, devo fare tutto intorno casa. Non so se notate il pavimento quanto è praticamente pieno di polvere, di non lo so, di vedete com'è bello sporco, molto sporco. Io adesso con 5 litri di acqua
un bicchiere di aceto di vino bianco e sapone per piatti, lo sgrasso e lo pulisco bene e poi passiamo il prodotto della Nuncas. Ho finito di fare tutto il pavimento intorno casa, adesso sono andata a prendere un panno in cotone che deve essere umido ma ben strizzato e sono andata a prendere il prodotto che adesso distribuirò sul panno e utilizzerò il palo Swiffer. Ragazze, questo è l'effetto, questo è asciutto il pavimento, vedete come si è asciugato? Guardate come si è rinvigorito il pavimento e guardate questa parte che comunque l'ho lavata con aceto e sapone per piatti, come rimane più chiara. Cioè il risultato mi piace tantissimo perché non è eccessivo, ma comunque lo rinvigorisce e il risultato è davvero bello, mi piace tantissimo, quindi procedo con la stesura, ma è davvero facile, si stende facilmente e non si fatica per niente. Ma guardate che bello il pavimento fatto, ragazze, sono soddisfattissima, poi quando si asciuga non scivoli neanche, cioè non è una cera che ti fa scivolare come quelle classiche. Qui ho fatto il primo pezzo, vedete, questa prima parte, e adesso sto proseguendo su questa. Cioè mi piace tantissimo questo prodotto, stesura facile, poi rende pure bene, non ne serve tanto per avere questo risultato. Per chi fosse interessato io vi aggiungo il link di Amazon nel box informazioni, altrimenti dovete girare da Leroy Merlin, da questi discount, diciamo, che vendono prodotti per la casa, per la manutenzione della casa. Ma su Amazon io, ecco, l'ho pagato 10 euro, mia zia l'ha pagato 9,90, quindi stiamo lì. Wow, cioè pavimento asciuttissimo e il risultato è bellissimo, cioè troppo bello, ragazze. Cioè se vi serve un prodotto economico, perché comunque per 10 euro è veramente economico, e che vi fa questo risultato, prendetelo. A me mi è rimasto di fare la parte di là e ho terminato. Quello che vi volevo mostrare è questo, il risultato così straordinario di questo prodotto. Io mi finisco poi di fare altre il portico di sopra e il portico di sotto, ma non lo riprendo, anche perché voglio registrare poi altri contenuti sempre comunque carini e interessanti. A proposito, vi volevo far vedere che qui ho messo le fioriere, ragazze. Vi ricordate che qui avevo i vasi? Li ho messi qui, li ho messi praticamente con le fioriere, guardate che belle,
E adesso farò anche una modifica di lanterrazzo. Qui ho lasciato solo questi tondi, 1, 2, laggiù ho messo degli altri vasetti, però mi piacciono troppo queste fioriere. Adesso ragazzi dobbiamo fare questo lavoro con mio marito, dobbiamo potare praticamente tutta la siepe nella parte alta dove ha fatto questi, diciamo, rami, per palleggiarla, perché poi di qua c'è il cantiere, dopo abbiamo difficoltà nel potarla, quindi ci togliamo un po' di queste ramificazioni fino a su. E abbiamo anche scoperto la piscina, perché la stiamo praticamente pulendo e devo pulire praticamente tutto il fondale. E adesso abbiamo pulito il filtro e adesso poi con il retino e il tubo pulisco tutto il fondale, in modo tale che almeno la piscina è pulita ed è pronta per essere utilizzata nei prossimi mesi. Dobbiamo pure potare questa palma, insomma ci sono diversi lavoretti da fare. Pure qui sotto al gazebo devo fare altri lavoretti, ho preso un tappeto nuovo che voglio mettere qui e, insomma, pure qui devo fare delle cosette di sistemazione. Piano piano sistemiamo tutto quanto, intanto però iniziamo a potare questa siepe. Okay, soddisfatti del lavoro, abbiamo tagliato tutta la siepe, un altro bel lavorone, così per un po' di mesi non la tocchiamo più, anche perché quando fa tanto caldo è meglio non toccarla. Il prato è tutto bello rasato. Poi nei prossimi giorni proseguirò con altri lavori. Ragazze, siamo venuti io e mio marito qui giù al portico perché vogliamo fare un po' di manutenzione al box. Vedete che questo è di legno ed è parecchio scolorito, ha bisogno di essere riverniciato, quindi un altro lavoro che appunto abbiamo prefissato di fare quest'anno. Noi lo facciamo un anno sì e un anno no, quest'anno è l'anno che va fatto, quest'anno abbiamo scelto una vernice molto particolare che comunque non costa molto, però ci è stata consigliata proprio un'industria che si occupa di queste tipologie di vernici, hanno per tanti tipi di materiali, ma anche per il legno. Ora ve la mostro. Questa è la vernice in questione, della marca Ferber Painting, è la Wood Varnish e è waterproof. Praticamente questa vernice, io lo dico perché magari può essere utile a voi che magari dovete fare un trattamento, non so se avete un tavolo, le sedie di legno, il box di legno, dei carrelletti in legno, addirittura può essere idonea anche per i mobili interni, quindi ve la mostro per questo motivo. Allora, praticamente le proprietà, dice, tonalità di colore e duratura nel tempo, esalta la bellezza del legno, lunga durata, rivestimento resistente e flessibile, è una vernice molto fluida e non nasconde le venature del legno, è facile da applicare perché non si carteggia e può essere anche colorata, perché considerate che è una vernice trasparente e è destinata a legni duri, nuovi ma anche vecchi, ai mobili, al parquet,
Si può dare sia in orizzontale che in verticale, anche sui legni già preparati, quindi è proprio una vernice studiata per tanti tipi di manutenzione, anche se in casa abbiamo un mobile, diciamo che lo vogliamo lucidare perché un mobile in legno non ci piace più perché è graffiato e lo vogliamo sistemare, con questo tipo di vernice lo possiamo fare. E può essere data sia una o due applicazioni. Noi ne daremo una sola perché comunque ci hanno detto che è davvero molto molto valida anche già con una sola applicazione, e si asciuga in circa 3 ore. Quindi proviamola subito, ma sono sicura che il risultato sarà ottimo. A proposito, se la volete acquistare perché appunto volete fare qualche trattamento di manutenzione, vi aggiungo il link nel box informazioni. A me hanno dato un codice sconto che io lo giro direttamente a voi, quindi nel box informazioni trovate anche il codice sconto. Guardate già la differenza tra questo legno e questo. Si vedono perfettamente le venature e il legno è più lucido e protetto. Vedete la differenza tra la parte fatta qui? Proprio si nota che il legno si è ravvivato e lucidato, e guardate queste parti come sono secche. Adesso prosegue anche mio marito a verniciare e poi vi facciamo vedere diciamo il risultato finale. Comunque si nota già proprio dalla prima applicazione che il legno si nutre, riprende vigore, cioè, molto molto bella come vernice. Considerate che costa un barattolo da un litro, costa 19,90, ma potete farci tantissimo perché è molto fluida come vernice, perciò si può distribuire per più metri quadri o metri lineari a seconda di quello che dovete restaurare oppure fare interventi di manutenzione. Nel caso dei mobili interni, con un litro penso che ci fate moltissimo. Comunque è proprio veramente bello, e poi non ci sono le striature della vernice, cioè guardate come viene bene, non lascia striature, colature, perché essendo molto liquida si assorbe perfettamente anche sui legni già trattati. Allora, abbiamo fatto quest'anta e guardate quest'altra che è da fare, cioè vedete, questa assume un color miele molto più lucida e quest'altra invece rimane più spenta, più secca, quindi qui il legno è decisamente più nutrito. Quindi io a questo punto appunto ve l'ho voluta mostrare per consigliarvela per chi deve fare come me questa tipologia di lavori, ma ve l'ho detto, può essere idonea anche per i mobili. Trovate quindi, come vi ho detto, il link nel box informazioni, anche un codice sconto che mi hanno lasciato, che magari vi fa risparmiare dei soldini. Questo barattolo costa 19,90, non ricordo se ve l'ho detto, quindi con col codice sconto potete risparmiare ancora qualcosa in più.
E a questo punto noi terminiamo di verniciare tutto quanto il nostro box, concludo il video, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciatemi un like per sostenermi, chi mi vuole seguire anche su Instagram e TikTok mi trova come FedericaSweet02. A presto con un nuovo video.